Ecco le pagelle anime di Milan Piacere. A ogni giocatore del Milan associerà un personaggio di un'opera. Avendo poco tempo mi è sembrata la cosa giusta da fare. E sì, sono un pirla. Partiamo da Mignona, qui a Segno Racaio. Non serve sostanzialmente a nulla, ma fa sentire tutti un po' più sicuri. Si limita a guardare gli altri dandogli indicazioni e conosce bene anche le abilità dei suoi avversari. Tutta la retroguardia si fida di lui e trasmette una calma assoluta all'universo rossonero. Come nella saga di Majin Buu, le attenzioni sono sul villain piuttosto che su di lui. Alla fine comunque è di vitale importanza. Calabria è il capitano. Il capitano si annoia contro i pesci piccoli e non ci mette impegno. Per questo in campionato a volte non dà il 100%. Quando però gli avversari sono più potenti, ecco che sfodera le lame per difendere i suoi compagni. Sekvara è il suo avversario principale, una sorta di gigante bestia. Bappé è comunque un avversario ostico, potrebbe distruggere chiunque, ma non il capitano. Ciao è Gohan su Namek. Il ragazzino principalmente si limita a osservare i più grandi, ma quando è chiamato all'azione risponde presente e mostra un potenziale enorme. Tomori è Todoroki Shoto. In passato è stato altalenante, ormai però ha superato tutti i suoi dubbi esistenziali. Quando è al 100% diventa pressoché il più forte e completamente a caso ha mostrato un lato nascosto di sé che nessuno conosceva. Non solo è il difensore più forte del Milan, che ghiaccia ogni azione avversaria contro il pari all'andata, ma soprattutto al ritorno ha mostrato anche di essere un discreto battitore di punizioni. Nessuno se l'aspettava, ma ora Tomoroki ha anche un lato offensivo. Teo è Killua, potenzialmente è straordinario, poteva essere il protagonista indiscusso della storia di quest'anno, ma come nella saga delle formiche mele, a un certo punto la sua crescita si è bloccata, per non dire regredita. Killua alla fine si riprende e forse diventa addirittura più forte di prima. Teo non è ancora tornato a quei livelli, ma dopo due mesi di prestazioni così e così, ieri in piccolo è perso il vero Teo e l'assist del gol decisivo è stato suo. Musa e Monkey D. Luffy, agli occhi dei milanisti orfani di Chessy almeno. In ogni movenza, noi milanisti cerchiamo di rivedere in Musa la potenza di Chessy. Il re del Milan di qualche anno fa sembra essersi reincarnato nel giovanissimo americano, che sembra avere anche un'energia inesauribile. Non troverà il One Piece e forse deve essere più cattivo sotto porta, ma col suo sorriso e la sua tenacia sta conquistando tutto il mondo rossonero. Loftus Cheek è il gigante corazzato. In confronto a lui, i centrocampisti del PSG sembrano delle matricole del corpo di ricerca. Ruben è inarrestabile, forte, dotato di una rapidità che sembra non poter coesistere con quella struttura fisica, semplicemente devastante. Reinders è il più intelligente in campo e riesce a far girare tutto come vuole lui. Per molti è il vero protagonista della storia, anche perché pensano che il villain sia Krunic, l'uomo che se mette il suo nome nella distinta fa perdere il Milan. Non sappiamo se Tigiani tema o meno gli Shinigami. Di certo però è l'uomo che ha fatto girare tutta l'operazione. Gli manca ancora il tiro decisivo, ma anche L più volte ha graziato le sue vittime. Leao è Deku, ha su di sé il peso di ogni cosa, sa di avere il potere più grande e non c'è giorno che il mondo non glielo faccia pesare. Tutti si aspettano molto da lui, forse troppo. Lui però crede in se stesso e nei suoi mentori, e non è un caso che nel giorno del quasi ritorno di Ibra sfoderi una prestazione simile. All Might ha scelto Deku come suo successore, Ibra ha scelto Leao. Non riescono a dare sempre il 100%. Quando lo fanno, però, per gli avversari è finita. Pulisic e Alphonse Herrick. È sicuramente uno dei protagonisti della storia, ma è difficile stabilire esattamente che contributo abbia dato. In ogni caso, senza di lui forse l'esito sarebbe stato diverso. E infine c'è Giroud. Come Goku quando batte Vegeta, il francese salva il Milan, distruggendo una squadra della sua patria. Dall'altra parte è pieno di gente che in nazionale prova a superarlo da anni, ma il vecchietto non ha alcuna intenzione di cedere il suo trono. Vola, ha i capelli in piedi, sta simpatico a tutti e sembra non avere mai fine. Si fanno sempre mille nomi, ci sono sempre mille personaggi diversi, ma alla fine è sempre lui che risolve la storia. Goku, o meglio, Olivier Giroud.